Il tema che tratteremo oggi ha a che fare moltissimo, come giustamente diceva Rosaria, con la progettazione e la programmazione di interventi complessi. Il tema è molto caldo perché le metodologie usate fino ad oggi hanno mostrato dei limiti e ci sono dei nuovi approcci come quello della Theory of Change, che ovviamente non è uno stravolgimento del lavoro che abbiamo fatto fino adesso, però consente di focalizzarci meglio su alcuni aspetti critici, anche degli approcci tradizionali come il Logical Framework, e non è la panacea a tutti i mali, ma può aiutarci a fare un salto in avanti in tutte le nostre attività di progettazione e programmazione, che solitamente, per quello che posso vedere dal mio punto di osservazione, che ormai ha una ventina d'anni di tempo alle spalle, e anche per ragioni che mi hanno riguardato personalmente, nel senso che ci sono passato anch'io da questo tipo di problematiche, ho visto che molto frequentemente sono i bandi che guidano le nostre scelte, nel senso che anche quando possiamo prevederne l'arrivo, generalmente ci riduciamo all'ultimo per scrivere il progetto e partecipare al bando. Il focus della progettazione è molto sulle attività che dobbiamo implementare, cioè ci chiediamo che cosa dobbiamo fare, quindi scriviamo un progetto per farlo. Cerchiamo le partnership all'ultimo momento e la capofila scrive generalmente la quasi totalità del progetto e si consegna nelle ultime ore o negli ultimi minuti addirittura. Recentemente nel bando dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, ho visto i tempi di consegna con la PEC delle proposte, molte nel senso gran parte, nell'ultima ora prima della chiusura dei tempi, per capirci. Spesso c'è la difficoltà di adeguarsi a nuovi formulari, uno lo citava Rosaria prima, con il nuovo quadro logico EuroPaid, ma anche l'Agenzia Italiana per la Cooperazione nel bando 2017 ha introdotto delle novità che hanno lasciato un po' perplesse molte organizzazioni. E poi vabbè, i tempi sono tempi molto difficili per chi deve progettare e partecipare a bandi perché c'è una pressione molto interna sulla raccolta fondi e la competizione esterna è aumentata. Nuovi attori sono arrivati sullo scenario e anche del mondo profit. E quindi diventa sempre difficile muoversi in questo contesto. Si lavora con poche risorse, poco tempo di corsa e si consegna all'ultimo in sintesi. Per cui io volevo iniziare subito con un piccolo sondaggio, e chiedervi se vi conoscete e quanto in questa modalità di lavoro. Se sentite che anche voi quando scrivete, progettate, partecipate a bandi, vi ritrovate, in questo tipo di modalità di lavoro. Vedo che state già rispondendo numerosi. E al momento non ci sono persone che non si riconoscono per nulla in questa modalità di lavoro, mentre c'è un testa a testa su sì totalmente o sì parzialmente, con un leggero vantaggio su sì parzialmente. Quindi non sempre, ma a volte la metà dei partecipanti si trova a progettare, a scrivere progetti, a partecipare a bandi in questa modalità. È un po' meno della metà, totalmente. Ah, interessante. Se avessimo altre occasioni, mi piacerebbe anche approfondire la fortuna di chi può farlo solo parzialmente, perché per quello che posso vedere in molti contesti di lavoro in cui mi muovo, in particolare per esempio quello della cooperazione internazionale, le percentuali sarebbero un po' diverse, cioè la maggior parte si porrebbe sul sì totalmente, invece qui vedo che avete tempi di lavoro parzialmente, la maggior parte di voi, 39, almeno più rilassati, che è una fortuna. Ok. Adesso lasciamo ancora qualche secondo per le ultime risposte. Possiamo chiudere.
vedo che siamo arrivati a 120 partecipanti, cosa che mi fa molto piacere, siamo un bel numero, possiamo entrare nel vivo. Allora, lo sappiamo tutti che cos'è un progetto, forse non ricordiamo spesso la bellezza dell'etimologia di questa parola che viene da proiectum, che significa gettare avanti, ed è un modo per immaginarsi il futuro, no? Gettare avanti quello che sarà, attraverso un lavoro di design, appunto di pianificazione, di progettazione. È un insieme di attività, di azioni che intendono raggiungere obiettivi prefissati con risorse limitate. Ragionare, lavorare sempre per progetti ha in sé, e lo sta dimostrando spesso, un rischio molto forte di limitare la nostra attività al contesto del progetto. Si scrivono progetti, si vincono bandi, si implementano, si valutano, no? Nel ciclo di progetto seguiamo tutto il percorso. Si rendicontano e si riprogetta di nuovo, spesso con degli stacchi fra un progetto e l'altro, quindi con soluzioni di continuità molto forti. Essere preda del lavoro per progetti, a volte è molto pericoloso, anche se ovviamente è un passaggio inevitabile molto spesso, perché l'unico modo per poter fare quello che vorremmo fare è scrivere dei progetti, presentarli a bandi e vederli finanziati. Quindi c'è una sorta di cortocircuito in questo aspetto. Non possiamo fare a meno di progettare, di scrivere progetti, ma a volte questo ciclo del progetto diventa la ruota del criceto, perché, come succede spesso, no? Finiamo per fare la fine del criceto nella ruota. Noi, quasi tutti, lo ricordava anche Rosaria, veniamo da questo tipo di documento che ha formato schiere di progettisti che risale ormai al 2004, ma prima ancora nel 2002 il Formez giustamente usciva con un documento in italiano sul ciclo di progetto, molto interessante. Sono strumenti ancora, lo dico molto chiaramente, validi e che attuali assolutamente. L'approccio del ciclo di progetto è un approccio estremamente efficace ancora adesso e che ritroviamo come per quanto riguarda il quadro logico, c'è cioè lo strumento che nell'approccio del ciclo di progetto viene più utilizzato, anche per esempio nel nuovo bando dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Qui in realtà non siamo ancora nel quadro logico, qui siamo nel documento che loro chiedono di compilare per la full proposal, per la proposta finale dei bandi di cooperazione internazionale per le organizzazioni della società civile. Come vedete, la cosa interessante è che quando si chiede di parlare della strategia dell'intervento, si parte dalle attività. Sembra una cosa banale, ma in realtà non lo è, perché questo focus sulle attività e sugli output in realtà rischia di essere molto limitante. Va benissimo ovviamente parlare di beneficiari diretti e indiretti, del ruolo del coinvolgimento degli stakeholders. Io personalmente ho dei dubbi forti sulla parola beneficiari, sto portando avanti una battaglia personale per l'eliminazione di questa parola, che viene come retaggio di un approccio molto assistenzialista rispetto al target group a cui ci rivolgiamo. Beneficiano di un intervento, no? È un po' passivo, come sono oggetto di intervento i beneficiari. Questa logica la ritroviamo anche nel testo del bando dell'AIX, in questa parte in giallo, in fondo a sinistra, dove dice individui che grazie alla produzione dei risultati vengono raggiunti dall'obiettivo specifico, no? Che dà anche una sensazione quasi di caccia da cui scappare, no? Vengono raggiunti dall'obiettivo specifico. Quindi un approccio anche un po' vecchio rispetto all'idea che si crea sviluppo, si crea innovazione sociale solo attraverso un approccio generativo in cui il target group partecipa come soggetto attivamente al raggiungimento dei risultati, no? Questo è un primo aspetto interessante, insieme all'altro che è il focus eccessivo sulle attività. Il quadro logico che loro utilizzano è ancora fermo al 2000. E non è aggiornato al nuovo quadro logico di Europaid. Troviamo ancora nella logica del progetto l'obiettivo generale, gli obiettivi specifici, che possono essere quindi più di uno,
con un tema di attenzione alla complessità, quanti obiettivi specifici posso mettere in un progetto, quanti ne posso realizzare, quanti ne posso controllare direttamente attraverso la mia azione, quella dei partner. I risultati attesi che non sono però dettagliati, cosa intendiamo per risultati? L'unica cosa che si dice riguarda le colonne successive e fa riferimento agli indicatori e alle fonti di verifica e alle condizioni di contesto che possono meno influire sul raggiungimento dei risultati. Poi ovviamente ci sono le attività e le risorse che qui le attività ritornano e che ovviamente non possono mancare. Però ci troviamo dentro un approccio, quello del quadro logico, uno strumento in realtà, più che l'approccio del quadro logico, che è rimasto un po' fermo agli anni 2000. Necessario, necessario, no? Perché è stato introdotto alla fine degli anni 90 l'approccio del quadro logico? Qui cito proprio il manuale del Format del 2002, dove giustamente si evidenziavano una serie di criticità nella progettazione, che erano quelle che vi ho sintetizzato qui a fianco, cioè un quadro strategico confuso, scarsa analisi del contesto, programmazione orientata verso le attività, vedete? Cioè questo tema del concentrarsi sulle attività e non sui risultati, che sembra una banalità, in realtà è cruciale. E risultati non verificabili, questo è tutto il tema della valutazione dei risultati, le pressioni di spesa, cioè devo spendere i soldi entro la fine del progetto comunque, perché non li posso restituire. E devo spenderli alla svelta, nei tempi previsti, una visione a breve termine, cioè ho raggiunto questo risultato e quindi niente, non ce lo si chiedeva neanche, finito il progetto se ne faceva un altro. Documenti di progetto incoerenti, cioè fra il narrativo, il budget, e tutta la documentazione prodotta per sostenere l'idea progettuale. Non era coerente, questi documenti non si parlavano fra di loro. C'era troppo budget per fare delle azioni che poi nel narrativo non erano giustificate e viceversa. E non c'era un lavoro veramente partecipativo, per cui il ruolo anche strategico dei partner nel raggiungimento dei risultati non era affatto chiaro e non c'era una visione comune. Potete immaginare, sommando tutte queste difficoltà, con quali difficoltà complessive, enormi, scusate la ripetizione, la Commissione europea si confrontasse. E sono certo che molti di voi le ritrovano ancora in molta progettazione che si trovano a veder passare fra le mani. Quindi sono problemi che il Logical Framework Approach non è riuscito a risolvere. Non è riuscito a risolverlo perché non funziona il Logical Framework Approach o perché ci sono delle condizioni di contesto che non ci mettono nelle condizioni di lavorare per applicarlo come si deve. Quindi torniamo al problema di prima. Abbiamo poco tempo, abbiamo poche risorse. Oppure il quadro logico alla fine è diventato talmente rutinario che siamo rimasti, come dire, imprigionati dalle celle Excel del quadro logico. Le celle del quadro logico sono diventate veramente delle celle di una prigione. Abbiamo perso la visione di insieme. In questo, in effetti, la teoria del cambiamento viene a aprirci un po' la testa, a riportarci sul vero senso profondo del Logical Framework Approach e mi viene da dire, quasi essendo una sua versione 2.0, a valorizzarlo ulteriormente. Quindi quello che cercherò di raccontarvi oggi è che c'è una linea di continuità fortissima fra il Logical Framework Approach e la teoria del cambiamento, e quest'ultima viene semplicemente a valorizzare fino in fondo quello che già era implicito nel Logical Framework Approach, aggiungendo però degli aspetti che nel Logical Framework Approach non erano sufficientemente esplosi, approfonditi. Questo è un po' il tema. Quindi, teoria del cambiamento non va a raccontarvi qualcosa di straordinariamente nuovo, è perfettamente in linea con Logical Framework Approach, focalizza e amplifica alcuni aspetti che però sono estremamente forti e fondamentali per recuperare il senso del nostro lavoro quando progettiamo, implementiamo e valutiamo progetti.
Sono le 12:25. A questo punto, se vogliamo, possiamo anche lasciare del tempo per delle prime domande. Allora, non so se al momento non ce ne sono, quindi non so se vogliamo dare qualche istante ai partecipanti per eventualmente reagire a queste prime, suggestioni che ci ha dato Christian. C'era una considerazione di Marco Caprio che leggo quando appunto inizialmente si è parlato appunto di progetti che ci diceva l'italiano medio non è abituato a pianificare, non ha mai studiato alcun framework di gestione progetti. È una bella considerazione, noi appunto facciamo quello che riusciamo proprio per dare con questo corso un'alfabetizzazione, diciamo, il più possibile estesa su quelli che sono proprio i principi proprio del ciclo di vita del progetto e di come una reale progettazione proprio che possa impattare al massimo su gli attori chiave, non usiamo il termine beneficiari, come che coinvolti sul territorio possa effettivamente lasciare dei segnali e quindi per progetti che siano appunto anche sostenibili nel tempo. Allora, al momento non ci sono domande, quindi Cristian continua, poi magari facciamo una sessione più tardi. Ok, grazie Rosaria. Va bene. Allora, qui il problema è passare dal focus sulle attività, che cosa dobbiamo fare per raggiungere i nostri obiettivi, a chiederci qual è il cambiamento di medio-lungo periodo che vogliamo raggiungere a vantaggio dei principali destinatari dei nostri sforzi. Questo è il tema fondamentale del passaggio dal focus sulle attività che vi mostravo anche nella documentazione dell'AIX, al focus sul cambiamento. Questo è un tema che sembra banale e anche la differenza fra questi due approcci possono sembrare a prima vista superficiali o troppo sottili, ma nella pratica della progettazione provocano differenze enormi, enormi. Quando io progetto operazioni che sono abituato a realizzare e che metto in tutti i progetti per farmi finanziare, perché questo accade spesso, progetto in un modo. Quando io invece mi rifocalizzo sul cambiamento a favore del gruppo di persone, no? Il target group per cui io esisto, ho responsabilità, esisto come organizzazione, ho responsabilità come professionista nel migliorare il loro accesso ai diritti fondamentali, allora cambio completamente il modo in cui scrivo i progetti, il focus che metto su anche la loro valutazione e il modo in cui li gestisco. Ridò senso a quello che è il progetto. Se non usciamo dalla logica del quadro logico vecchio e del focus sulle attività invece che sui risultati, non usciremo dalla ruota del criceto, come la definivo prima. E qui mi appoggio ad altri che sono ben più grandi di me. Troverete altre citazioni nella mia presentazione perché trovo che sia importante fare riferimento a persone che ci hanno lasciato qualcosa che può servire anche in ambiti come tecnici, come la progettazione. Sul fatto che non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che l'ha generato. E quindi mettere in campo lo stesso approccio alla progettazione che ha dimostrato tutti i suoi limiti in questi anni non ci porterà da nessuna parte. Vedo che stanno arrivando già alcune domande quando ho osservazioni, quando daremo la possibilità di discuterle fra poco, ci torniamo e le riprendiamo. Allora, avere questo approccio molto focalizzato sui cambiamenti e sui risultati, poi li definiremo questi cambiamenti e risultati, ha portato un po' di spaesamento, perché alcuni finanziatori hanno iniziato a chiedere, oltre al quadro logico, anche la teoria del cambiamento, compresa anche l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo o anche la World Bank o anche alcuni fondi fiduciari, trust fund,
e così via. Quindi c'è una tendenza sempre più forte a richiedere anche la teoria del cambiamento a fianco del quadro logico per la presentazione di proposte progettuali. E stanno emergendo le prime perplessità, criticità, che sono la teoria del cambiamento, la theory of change, TOC è l'acronimo che ho usato, richiede più tempo, è più complessa, il quadro logico è più semplice, è più lineare, non sempre io ho il tempo di fare entrambi, cosa devo fare, cosa serve per prima. Fra l'altro la theory of change è estremamente partecipativa nel suo processo, ho il tempo di sentire i principali stakeholders, no? La theory of change appare più astratta. Se io mi devo chiedere quali cambiamenti devo mettere in campo e quali sono le condizioni per arrivarci, eccetera, però poi alla fine cosa devo fare? No, c'è il dubbio che rimango a livello troppo strategico e poco operativo. Quando la call, il bando è molto piccolo, che senso ha elaborare un'articolata teoria del cambiamento? Però il finanziatore a volte lo chiede lo stesso e quindi come mi regolo? Alcuni bandi prevedono una prima fase di una presentazione di una prima idea concettuale in sintesi, la concept note, la CN nella mia slide, e poi se passa questa fase di valutazione, la presentazione più completa, la full proposal. Ma, di solito nella fase di concept note, quando non so ancora se mi verrà approvata, non sto a investire in missioni sul campo per capire, fare un lavoro molto complesso, anche partecipativo, di definizione delle strategie, perché non ho tutte queste risorse. La theory of change lo richiede, quindi, però andrebbe fatta prima della full proposal. Come gestisco questa situazione? Oppure, sono abituato a lavorare col quadro logico, la theory of change è una novità assoluta. Come la devo maneggiare? Chi mi insegna a fare una theory of change? Non l'ho mai fatta prima. Poi, qui entriamo già nel discorso di che cosa intendiamo come risultati e ci torniamo. I risultati sono output o outcome? Outcome o impact? Che differenza c'è fra questi livelli? Che cosa intendiamo? E quali sono gli indicatori di risultato adeguato a ciascuno di questi livelli? Non è semplice. Allora, come tutte le novità, la teoria del cambiamento introduce degli aspetti che richiedono apprendimento, un cambiamento di mentalità e quindi è normale che come tutti i cambiamenti e le novità inizialmente creano spaesamento. C'è anche una responsabilità ovviamente del donatore, come ricordava anche uno dei partecipanti, no? Davide Benasso, il finanziatore ci dà dei format dentro cui dobbiamo stare, non è che possiamo decidere noi che tipo di documentazione presentare, quali termini utilizzare, no? E quindi c'è un tema di approcciarsi con la stessa terminologia e gli stessi strumenti che si hanno a livello di organizzazione o di pubblica amministrazione e che si ha a livello invece di donatore, che è un tema molto forte in effetti, no? Su cui torneremo. Andiamo avanti. Un piccolo aspetto di storico e poi vengo alle domande che sono molto interessanti. Dove è cominciato questo approccio alla teoria del cambiamento? Allora, convenzionalmente, perché in realtà se ne parla da tanto tempo, anche da prima, però convenzionalmente negli anni 90, negli Stati Uniti in particolare, è un approccio che nasce molto in ambito anglosassone ed è stato utilizzato moltissimo in questi anni, cioè dal 90 a oggi. A livello, per esempio, appunto di organizzazioni governative internazionali, UNICEF, World Bank e quant'altro, Nazioni Unite a tanti livelli, OCSE e così via, anche organizzazioni non governative e cooperazione internazionale, in particolare americana e inglese, quindi USAID, DFID e così via. Nasce negli anni 90 in ambito di valutazione di sistemi sociali, problemi sociali complessi, quindi in ambito di valutazione, gruppi di ricerca teorica e pratica, perché la theory of change, come vedremo, non è solo teoria, non è solo pratica, ma è un circolo di apprendimento continuo che unisce i due momenti della prassi e della riflessione sulla prassi, e in particolare si riconosce, ripeto, convenzionalmente come luogo di partenza l'Aspen Institute,
con un gruppo di studiosi che sono quelli che trovate citati lì, e come pubblicazione questa dedicata ai nuovi approcci per valutare le grandi, no? Ampie iniziative di comunità. Quindi appunto i contesti sociali complessi di cui parlavo. Allora, veniamo alle domande. Davide Benasso chiede: normalmente i progetti bandi hanno già previsto il quadro logico di riferimento e gli obiettivi. Il vero sforzo da fare è quello di cercare di adattare i problemi ai bandi che vengono proposti. Allora, benissimo. In un mondo ideale, noi dovremmo partecipare ai bandi perché abbiamo fatto un'analisi di contesto che ci ha detto che ci sono dei problemi che devono essere risolti. È un'analisi di contesto, dei bisogni, dei diritti, che non vengono rispettati. Tendenzialmente io preferisco parlare di diritti che di bisogni, ma qui allargheremmo il discorso su altri aspetti che adesso non voglio toccare. Quindi, ho già a livello di pubblica amministrazione, di organizzazione, eccetera, individuato delle criticità su cui ho dei dati che mi danno un'evidenza che c'è una questione su cui devo intervenire. E quindi i bandi teoricamente dovrebbero essere un mezzo, uno strumento con cui io vado a risolvere i problemi, e questo sarebbe il mio risultato, cioè dovrei avere come risultato la risoluzione del problema che ho individuato in fase di analisi di contesto. Se io come organizzazione, come professionista, ho elaborato una teoria del cambiamento approfondita, sono in grado poi di negoziarla e di utilizzarla per trovare il punto d'incontro, che inevitabilmente è un compromesso. Ci sarà la mia teoria del cambiamento e quella più o meno implicita o esplicita del donatore, e la scrittura del progetto sarà un punto d'incontro fra queste due. Se non ho però già sviluppato la mia teoria del cambiamento, difficilmente potrò trovare questo punto d'incontro, e tendenzialmente io seguirò molto pedissequamente le richieste dei finanziatori, e quindi farò quello che con un neologismo di una persona ha definito sbandare, cioè inseguirei i bandi senza avere una chiara idea di che cosa voglio realizzare. Chiara Delfini dice: è possibile chiarire le attività sono più importanti dei risultati? Ho ben capito, è partire dalle attività più che dai risultati? Come funziona? Individuare i risultati non fa parte del cambiamento lato operativo che vorrei raggiungere? Allora, adesso vi faccio vedere un po' di approfondimenti su Theory of Change e differenza fra Theory of Change e quadro logico, differenze e punti di continuità. Così chiariamo anche questi aspetti rispetto ai risultati e alle attività. Allora, in cooperazione internazionale o comunque in tutti i sistemi di intervento complessi, sociali, perché c'è bisogno di una teoria del cambiamento? Lavoriamo in sistemi molto complessi che cambiano in continuazione, dove alla base ci sono relazioni fra persone in contesti spesso molto difficili, di marginalizzazione, di povertà, di deprivazione. Il nostro intervento non è asettico, il nostro intervento cambia le relazioni e anche i sistemi di potere nei contesti in cui interveniamo. Questo richiede a noi un approccio capace di stare dentro la complessità, che il quadro logico rischia di semplificare troppo. Non è facile stare dentro questa complessità perché il disordine ha una cattiva reputazione e ci fa sentire in ansia, perché il disordine non ci fa sentire il controllo della situazione. E quindi stare dentro le cellette del quadro logico è estremamente rassicurante. È vero che poi dobbiamo ricadere lì dentro quando presentiamo un bando, ma prima dobbiamo avere una chiarezza su che cosa stiamo facendo e perché, cioè quelle attività a che cosa servono, cioè quali risultati dovrebbero produrre, perché poi i risultati sono quelli che contano, cioè il cambiamento che vogliamo generare. Quando facciamo un lavoro sulla theory of change, usciamo dalla logica lineare del quadro logico, verticale, semplice, e ampliamo la riflessione in modo critico. Quindi ragioniamo in termini non solo lineari, ragioniamo in termini molto creativi, recuperiamo il senso del progettare, no? Dell'immaginare il futuro, e cerchiamo di mettere in campo anche un sistema, nella Theory of Change, che è in grado di apprendere continuamente, già in fase di ideazione, di progettazione, prima ancora che di implementazione. Allora,
Quindi chiederei rapidamente, giusto per avere un'idea di che termini spiegarvi e fino a che punto, quanti di voi hanno già sentito parlare della theory of change o addirittura la utilizzano? E quindi lancerei subito un altro sondaggio al volo. Vediamo un po'. Ok. Ci sono persone che l'hanno già utilizzata, una piccola parte, vedo. La maggior parte di voi ne ha sentito parlare ma non ha mai approfondito. Però c'è anche un numero consistente che non ne ha mai sentito parlare. Siamo intorno al 33%. Interessante. Vedo che sì, stanno addirittura aumentando in percentuale coloro che non hanno mai sentito parlare e una buona metà, poco più della metà di chi risponde, non ha mai approfondito, però ne ha già sentito parlare. Questo è significativo ovviamente perché la theory of change, mi riferisco a quel 52-53%, sta iniziando a entrare come parola, come vocabolario, a volte anche, come spesso accade in questi periodi, in modo un po' estrinseco, no? Modaiolo, mi viene da dire. Però è un fatto che se ne parla sempre di più e non è un caso che ne stiamo parlando noi oggi qui al seminario, perché in effetti sta diventando uno strumento sempre più utilizzato in Europa e anche in Italia e anche richiesto dai donatori. Va bene, va bene. Ok, direi che possiamo chiudere il sondaggio e proseguire a questo punto. Allora, punto cruciale della teoria del cambiamento è chiarire quali sono le ragioni, i pensieri, le spiegazioni, i valori, i pregiudizi, le ideologie che stanno alla base delle scelte che facciamo quando in un progetto decidiamo di fare determinate scelte strategiche rispetto ad altre. Nel senso che ci aspettiamo che se faremo quelle cose sicuramente ne otterremo delle altre e quindi quei risultati di cambiamento che noi speriamo di ottenere grazie al nostro intervento. Questi aspetti che stanno alla base delle nostre scelte sono nella stragrande maggioranza dei casi impliciti, cioè non vengono sviluppati, discussi, sia internamente all'organizzazione, sia insieme ai partner e agli stakeholders, cioè i principali portatori di interesse, a partire anche dal target group, cioè dal gruppo di persone che dovrebbero beneficiare, qui si può riutilizzare il termine, dei risultati del nostro intervento. Quindi il fatto che non vengano articolate le idee, no? I fondamenti concettuali delle nostre scelte nella progettazione è qualcosa di estremamente pericoloso, perché poi noi andiamo ad assumere, e per questo si parla di assumption nella teoria del cambiamento, che se faccio qualcosa otterrò qualcos'altro, ma siamo sicuri? Quali sono le evidenze alla base di questa certezza? Ah. Sciogliamo ogni dubbio e veniamo, anche perché alcuni, solo alcuni di voi, una metà ne hanno sentito parlare, altri per niente, solo pochi l'hanno utilizzata. Vediamo una definizione di teoria del cambiamento che volevo leggere con voi, parola per parola, perché ogni parola ha un peso specifico molto importante. E cioè, per teoria del cambiamento cosa intendiamo? Ho scelto questa definizione fra le tante disponibili, c'è ovviamente in giro di tutto, io ho fatto una scelta molto precisa, questa mi sembra una delle migliori, più semplici, più sintetiche, ma dove c'è già quello che serve per capire dove stiamo andando. Allora, la teoria del cambiamento è un processo rigoroso, innanzitutto è un processo e non un prodotto, che è già interessante, è anche un prodotto, ma è soprattutto un processo. In questo assomiglia al Logical Framework Approach, anche quello era un processo, il quadro logico è un prodotto invece. Rigoroso, nel senso che prevede tutta una serie di step e solo quelli e devono essere fatti in un certo modo, se no non va bene, non funzionano. Partecipativo, altro aspetto fondamentale, non posso cantarmela e suonarmela da solo quando lo sviluppo, nel quale differenti gruppi e stakeholders, appunto, portatori di interessi, nel corso di una pianificazione, di una programmazione, di una progettazione, articolano i loro obiettivi di lungo termine, e quindi qui di nuovo la visione, cioè dove stiamo andando, grazie
grazie ai progetti, che dovrebbero essere solo un mezzo e non il fine del nostro lavoro. Qual è l'obiettivo di lungo termine verso cui stiamo tendendo, che chiameremo impact? E identificano le condizioni che essi reputano debbano dispiegarsi affinché tali obiettivi siano raggiunti. Cioè, per arrivare lì, quali sono gli step intermedi che devo mettere in campo? E per cui poi cercherò i fondi, scriverò progetti, naturalmente. Tali condizioni sono schematizzate negli outcomes che si vogliono ottenere, sono organizzate graficamente in una struttura causale. Cioè, io sto dicendo, vi farò vedere qualche esempio di struttura causale, sto dicendo che se io farò queste cose, allora mi avvicinerò all'obiettivo di lungo termine, all'impatto che voglio generare. Capite che partire dall'obiettivo finale e retrocedere sino agli obiettivi di risultato intermedi che devo raggiungere ci costringe a ridare senso alla nostra progettazione. Il progetto diventa uno di questi passi per arrivare là e quindi rifocalizza le nostre scelte progettuali in un'ottica più strategica, mettendo in evidenza anche le ragioni delle nostre scelte. Cioè, perché pensiamo che questi passi e non altri ci consentiranno di arrivare all'impact? Perché pensiamo che questi partner, stakeholder, ci consentiranno meglio di altri di raggiungere il risultato? Queste domande nel quadro logico e nell'approccio rapido di scadenza, di scrittura di progetti, si perde spessissimo. Se non abbiamo questa chiarezza su dove vogliamo arrivare, come ci ricorda anche Seneca, nessun vento ci sarà favorevole. Che cosa non deve mancare mai in una teoria del cambiamento? I risultati, i cambiamenti necessari per arrivare all'impatto desiderato, quindi questi passaggi intermedi per arrivare all'impatto di lungo termine. La spiegazione di come avverranno questi passaggi, che deve essere causale, cioè io dico che se faccio A allora avrò B, che se farò B e C allora otterrò D, e se avrò D allora. Cioè, questa cosa va spiegata, il perché. La mappatura dei principali protagonisti di questi cambiamenti, chi dovrò coinvolgere, quali sono gli attori chiave per poter arrivare al cambiamento che voglio generare, l'evidenza alla base delle mie scelte, su che cosa mi baso? Sulla letteratura, sulla mia esperienza precedente? Ho fatto dei test? Ho fatto un'analisi di contesto specifica? Da dove prendo la certezza? O quantomeno, per quanto è umanamente possibile, no? Parliamo di certezza umana, la mia più forte sicurezza disponibile al momento che quelle sono le azioni migliori rispetto ad altre per arrivare al cambiamento, perché poi quella è la cosa che conta, non le azioni. Io posso costruire scuole, fare corsi di formazione. Ma poi, se la vita delle persone che ho raggiunto con questi prodotti, delle mie attività, gli output, non hanno cambiato la vita delle persone, le ho formate ma restano disoccupate. Ho costruito la scuola ma non ci va nessuno. Allora, le attività che senso hanno? Non hanno alcun senso se non ho prodotto un cambiamento a livello di outcome e quindi devo salire di livello. Non è solo l'output che conta in questo caso, ma è l'outcome, cioè il cambiamento reale che ho prodotto grazie alle azioni e ai rispettivi output, cioè i prodotti, i risultati, i servizi che ho erogato. Non mi basta sapere che li ho erogati, devo sapere e quindi che cambiamento reale hanno prodotto. Devo sapere quali di queste attività e cambiamenti sono sotto il mio controllo e quali invece dipendono da altri o dal contesto. E poi alla fine devo avere anche qui un prodotto, che è un testo che racconta tutte queste cose e una sintesi grafica. A che livello posso sviluppare la teoria del cambiamento? Lo posso sviluppare a tanti livelli, dipende quali sono le mie priorità o anche in alcuni casi opportunisticamente qual è la richiesta del finanziatore. E quindi se la richiesta è del finanziatore sarò a livello più basso di questa slide, quindi a livello di teoria di azione e quindi svilupperò una teoria del cambiamento per poi arrivare a individuare delle precondizioni molto vicine all'operatività e quindi molto lontane dall'impatto finale a cui voglio arrivare, su cui poi elaborerò anche un quadro logico e poi ci torniamo su questo aspetto. Oppure posso fare un discorso più per paese o per area tematica o per gruppi di progetti, no? Oppure a livello ancora più alto posso ridefinire la strategia dell'intera organizzazione, dell'intero ufficio, dell'intero municipio, no? Dell'intera regione anche, per esempio, per parlare di enti locali, elaborando proprio a livello organizzativo una theory of change e poi scendere fino anche ai livelli più operativi.
Dipende da quali sono le opportunità o le esigenze, non c'è una regola ovviamente fissa. È ovvio che l'ideale sarebbe avere una theory of change che dalle strategie di missione, di visione dell'ente, dell'organizzazione, riesce a costruire un framework, una cornice complessiva di obiettivi di medio periodo, dentro cui poi a breve periodo vado a inserire le mie singole progettazioni. Quella sarebbe ovviamente la situazione ideale che non sempre si riesce a realizzare, ma che tipicamente viene realizzata e lo si fa già nei momenti in cui le organizzazioni o gli enti si pongono in una situazione di ripianificazione strategica e quindi fanno i piani triennali o quinquennali di attività. Allora, quello è un ottimo momento per utilizzare questo approccio all'interno del nostro ente, della nostra organizzazione. Come viene visualizzato graficamente? Ci sono mille modi di visualizzare la Theory of Change, io ve ne faccio vedere un paio. Uno di questa compagnia per giovani imprenditori, che parte dagli input, passa attraverso attività di formazione, individua gli output. Questa è stata elaborata a livello di organizzazione. Individua gli output di queste attività formative, ovviamente qui le attività formative in questa organizzazione sono preponderanti perché si tratta di formare giovani imprenditori, quindi è ovvio che loro parlino di learning activities. Ma che cosa ci servono questi output? No? E qui torniamo al mio e quindi. Devono produrre dei cambiamenti, quelli che ho chiamato outcome, qui loro li chiamano changes, di breve termine, i quali ci aspettiamo, assumiamo, ricordate il termine assumption, che producano cambiamenti di medio termine, i quali a loro volta dovrebbero produrre cambiamenti di lungo termine, il tutto sempre sotto l'occhio molto forte degli aspetti di valutazione. Cioè io valuto sempre in ogni step se, che cosa sto facendo, lo monitoro e lo valuto, quindi sia day by day che in occasioni periodiche, di considerazione del senso complessivo delle mie azioni. E tipicamente se lo faccio a livello di teoria del cambiamento organizzativa, lo farò alla fine, a metà anno e a fine anno, per avere due valutazioni importanti, che andranno a ridefinirmi, a migliorare questa teoria del cambiamento complessiva. Allora, vi faccio vedere altre due slide e poi riprendo alcune delle domande. Questa, per esempio, è usata da UNICEF Indonesia. Loro hanno addirittura un software per elaborare la teoria del cambiamento e questa invece non è a livello di organizzazione, ma a livello di programma. Cioè loro hanno sviluppato una teoria del cambiamento per ogni programma. Per programma ricordo che intendiamo un cappello tematico o di risultato di medio termine sotto cui stanno tanti progetti che concorrono allo stesso programma. Loro hanno un software con anche delle icone che qui non vedete, ma stanno a indicare il tipo di intervento, l'area tematica, il tipo di criticità, eccetera, con una parte a sinistra in cui ho il narrativo, cioè spiego qual è la mia teoria del cambiamento. Poi, come vedete, usano espressamente la parola assumptions e aggiungono anche i rischi, cioè quali sono le motivazioni per cui io assumo che se faccio delle cose ne otterrò delle altre e quali sono i rischi che prevedo nel contesto che possono impedirmi di raggiungere i risultati. Poi c'è l'evidenza, l'evidenza a supporto della mia teoria, cioè quali sono le fonti su cui mi baso per dire che queste sono le soluzioni migliori ai problemi che ho individuato. Ci sono delle best practice, ci sono c'è della letteratura, è stata fatta una ricerca specifica sul campo. Questo poi viene sviluppato in modo appunto non lineare, vedete la differenza enorme rispetto al quadro logico? Quattro celle in croce nella logica di intervento, la prima colonna, lineari una sotto l'altra, no? Qui invece si evidenzia anche il fatto, anche se non vedete tutto il dettaglio, non vi preoccupate, quello che conta è l'immagine complessiva, che molti dei risultati a breve, medio e lungo termine si influenzano fra di loro non solo in modo lineare, ma anche a volte reciproco, le frecce vanno in duplice direzione e quindi, insomma, parlando di programmi, ovviamente la complessità aumenta rispetto al singolo progetto, però quello che ridà questo tipo di lavoro, anche se così può sembrare confusionario, voi dovete immaginare che dietro ci sono persone che per 2 o 3 giornate si sono sedute intorno al tavolo, coinvolgendo gli stakeholder principali e hanno riflettuto su tutti gli step che vi dicevo prima che non possono mancare una teoria del cambiamento. Quindi questa è la sintesi finale.
Per capire bene questa immagine che può sembrare confusoria, bisogna aver letto prima questa, e allora diventa tutto più semplice e chiaro. Allora, con questa chiarezza teorica io riesco a scrivere molto meglio i progetti, a rimanere molto più di prima focalizzato sui risultati di medio e lungo termine e anche a valutarli e a migliorare costantemente. Questo è dimostrato da ampia letteratura e ricerche, cioè la teoria del cambiamento dà questa maggiore focalizzazione sui risultati in termini di outcome e non di output e consente una migliore progettazione, sia in termini di risultati che di monitoraggio e valutazione. Allora, fermiamoci qui un attimo e vediamo un po' le domande. Ho la sensazione che se si facesse una verifica a posteriori degli impatti indotti dai progetti non se ne salverebbe nessuno. Allora, questo è un tema interessante, dice Francesco Valentini. La valutazione ex post di un progetto è un tema molto forte. Quanto dura il risultato che ho ottenuto? Allora, certamente. Per fare una valutazione di impatto a 2 o 3 anni dalla fine del progetto occorrono delle risorse dedicate che non è sempre facile ritrovare, occorre dare il tempo ai progetti di svilupparsi anche dopo la fine formale del finanziamento. E generalmente quello che io vedo è che questo tipo di investimento ha senso e andrebbe fatto soprattutto su grandi interventi pluriennali con grandi investimenti economici in cui bisognerebbe prevedere già nel momento del finanziamento una parte per la valutazione dell'impatto. Se questa cosa non è fatta ex ante, è difficile che la singola organizzazione o il singolo ente se la paghi da sé. E sui piccoli interventi, sulle piccole attività, non ha neanche senso fare una valutazione di impatto a 2 o 3 anni dalla fine. Quello che sta succedendo in effetti, e già lo vediamo in alcune realtà come Fondazione con il Sud, per esempio, è che si obbliga chi presenta la rete di partner che presentano il progetto, sono obbligati a coinvolgere come partner un ente di valutazione dell'impatto che viene anche pagato per farlo. Questa tendenza si sta allargando anche in Italia, Fondazione con il Sud è un buon esempio, ma come dire, per ora è un po' una testa di ponte, non è ancora diventata una cosa diffusa. Poi cosa vedo d'altro? Vediamo un po' altro. In generale, che tempi ho tra l'uscita del bando e l'invio della documentazione? Sono tempi compatibili con le normative e adempimenti delle pubbliche amministrazioni? Allora, sì, generalmente i tempi sono compatibili. Il problema è che le persone che scrivono i progetti generalmente non fanno solo quello, o non scrivono solo un progetto, o non fanno solo quello. E quindi il tempo che riescono a dedicare solo la scrittura del progetto è generalmente molto, molto limitato e quindi bisogna capire, no? La theory of change, se sviluppata prima, consente di velocizzare anche la scrittura dei progetti. In questo può essere un buon aiuto. Ok, ci sono alcune domande che non capisco, tipo quello di Danilo, cosa intende ignorando l'esistenza di un framework definito? Come si coniuga, chiede Giuseppina, la presentazione del progetto con l'erogazione del finanziamento? Spesso i finanziamenti arrivano quando è troppo tardi. Non ho capito la domanda rispetto alla theory of change, questo è un problema forse di chi gestisce i finanziamenti. Magari ci torniamo la volta prossima quando parliamo del quadro logico europeo nuovo e per esempio della presentazione della proposta e dell'analisi di baseline, cioè dei dati di partenza. Poi ci torniamo. Chi abbiamo già? Silvana Alizzi, io preferirei soffermarmi sulla possibilità in itinere di apportare correzioni utili all'outcome. Certo, adesso ci torniamo. Andiamo avanti. Allora, l'approccio della theory of change sembra complesso e all'inizio almeno lo è, nel senso che richiede un investimento iniziale. Quando io vado a fare questo lavoro di definizione strategica e partendo con un processo a ritroso, si chiama in termini tecnico backward mapping, cioè mappo a ritroso i risultati di medio e breve periodo che devo raggiungere per ottenere l'impact, cioè l'impatto finale. Questo lavoro che deve essere partecipativo, rigoroso e prevedere gli step che vi dicevo, porta via del tempo.
e va organizzato bene. Spesso ci vuole un facilitatore che accompagni il lavoro, va documentato bene e deve essere poi seguito da un impegno molto forte da parte dei dirigenti o dei leader, chiamateli come volete, dei responsabili, affinché poi questo strumento non rimanga nel cassetto, come ahimè viene troppo presto e come è successo spesso anche al Logical Framework Approach, che è rimasto un bellissimo approccio ma nel cassetto. Quindi ci vuole un impegno proprio del management, mi viene da dire, affinché questo lavoro poi diventi carne, sangue nell'attività quotidiana. E quindi anche individuare dei responsabili che poi a diverso livello lo implementino, lo valutino e lo migliorino costantemente. Ricordando che non si tratta di stravolgere quello che è stato fatto fino a quel momento, ma al contrario di valorizzarlo, semmai, e di trarre il meglio di quello che si è fatto, anche prendendo dagli errori. Quindi stiamo attenti quando parliamo di semplice e di complesso, perché a volte la semplicità non è la soluzione che ci porta sulla strada giusta. E quindi prenderci del tempo per investire in una teoria del cambiamento all'inizio in realtà può essere l'unica vera soluzione per uscire fuori dalla ruota del criceto degli output e delle attività, che rischia di rendere il nostro lavoro di progettazione la fine e non il mezzo del nostro lavoro, come dovrebbe essere. La teoria del cambiamento così intesa, cioè come uno strumento che poi va a informare molto concretamente la teoria, la pratica, scusate, e dalla pratica apprende. E qui ritorniamo alla domanda di Silvana Lizzi, no? La teoria del cambiamento è uno strumento aperto. Una volta che io ho definito gli outcome e anche gli output a quel punto, quando arrivo a livello di progetto, che mi servono però, che hanno senso solo nella misura in cui mi generano gli outcome, se no non mi servono a niente quegli output, no? Una volta che io ho chiarito i livelli, l'ho fatto in modo rigoroso e partecipativo, ho evidenziato le mie assumption, ho spiegato perché ritengo che facendo così, poi a un certo punto vado a implementarlo e vado anche a testare le mie assumption. Io ho fatto il possibile per essere più sicuro che fossero le scelte strategiche giuste, ma poi ho l'incontro scontro con la realtà, che è sempre, no? Foriera di novità, di imprevisti e di approfondimenti che non potevano essere tutti visti e considerati in fase di progettazione e di direzione. A quel punto io devo avere un sistema di monitoraggio e valutazione non solo degli output, ma anche degli outcome, ed è qui la vera sfida che ci impone la theory of change, in grado di consentire all'organizzazione, all'ente, di apprendere da quello che gli viene indietro dal campo, dall'operatività, dal giornaliero, e quindi ridefinire gli stessi indicatori di risultato, i risultati in base ai feedback. Ci possono essere dei problemi che ci pongono delle domande sulle scelte di implementazione o sulle assumption teoriche che ho avuto e che mi costringono, oppure anche in positivo delle opportunità. Si aprono delle opportunità che non avevo previsto, si generano degli output e degli outcome che non avevo previsto, ma un sistema di monitoraggio e valutazione che mi consente di coglierli, se no non li coglierò mai. E quindi io aggiusto la mia progettazione e ci sono dei limiti, no? All'interno dei quali si può negoziare un riadattamento con il donatore, in quasi tutti i bandi praticamente, in alcuni di più, in altri di meno. E grazie a questo lavoro io vado a ridefinire anche a ritroso le attività che vado a mettere in campo. È stato utilizzato in ambiti molto, molto interessanti la theory of change, ve lo dico, ve ne cito solo uno che è particolarmente grosso, ma ne potrei citare molti altri ve li ho già citati in ambito di cooperazione internazionale, americana, inglese, non solo, di enti governativi e non governativi e così via. Qui in questa immagine mi interessa sottolineare il fatto che se guardiamo questo triangolo che ha tre vertici, uno dedicato al rigore, uno all'inclusività e l'altro alla fattibilità, l'approccio sistemico alla teoria del cambiamento è messo nel vertice del rigore. Cioè, questi studi dell'IFAD, l'Istituto per l'Agricoltura, per lo sviluppo dell'agricoltura mondiale, ha sviluppato questo approccio che io chiamo PIALA perché mi piace usare gli acronimi italianizzandoli, ma in realtà sta per Participatory Impact Assessment and Learning Approach. L'ha sviluppato con 5 anni di ricerca su 3 paesi, con grandi progetti in cui sono stati investiti milioni di dollari. E alla fine di questa sperimentazione ha prodotto questa sintesi grafica,
Quindi questo risultato qui è risultato di errori, aggiustamenti, analisi. Alla fine sono arrivati a questa conclusione, che in effetti la teoria del cambiamento è fondamentale e va messa come approccio rigoroso e sistemico nei progetti complessi di intervento. Quindi si sono accorti che funziona e funziona molto bene. Ve lo dico perché sennò magari potete pensare che sia una cosa che ho prodotto io in casa, sto scherzando ovviamente, ma c'è dietro in realtà una letteratura molto ampia, una sperimentazione molto forte a tantissimi livelli che dimostra che un rigoroso approccio sistemico con la TOC cambia in positivo, in modo radicale, la possibilità di raggiungere bene i risultati che ci siamo posti. Ovviamente, come vedete dagli step successivi, c'è un tema molto forte che è legato alla raccolta, alla connessione dei dati e alla sintesi dell'evidenza che questi dati producono, che deve essere partecipativa e anche dibattuta con contributi di tutti i partecipanti alla realizzazione delle attività. Se mi chiedeste come definirei la TOC, è un modello, uno strumento, un approccio, una metodologia, la definizione migliore che ho trovato e che ho preso in parte dal Piala è questa, cioè è una cornice di apprendimento continuo, dinamica e adattativa, che cioè flessibile. Molto rigorosa, perché io quando la definisco bene. Gli step che vi ho descritto prima devono essere definiti e descritti anche verbalmente molto bene e condivisi fra tutti i partecipanti. La TOC deve essere una alla fine. E quindi deve essere il risultato necessariamente di una negoziazione, di un compromesso, che prevede dei passaggi non semplici in alcuni casi, interni all'organizzazione con i partner esterni, che io ho anche vissuto molto spesso e ancora adesso vivo nella mia pelle in qualità di consulente, quando sviluppo le theory of change per le organizzazioni, no? Questo aspetto di negoziare un'unica theory of change non è banale, non è banale. Però è anche adattativo e consente di apprendere continuamente perché ha nel suo cuore il fatto di essere aperta. È chiaro che una volta che io ho definito una TOC non la sto a rifare ogni volta, però quello che posso fare, che devo fare, perché è un documento aperto, è migliorarla costantemente, quello sì. Quindi in questo senso l'investimento iniziale è oneroso, ma è un investimento perché poi me lo ritrovo già fatto e negli anni progetto e miglioro e valuto meglio e quindi mi ritorna moltiplicato, perché mi consente di apprendere continuamente. In che cosa mi aiuta la TOC? Mi aiuta perché aumenta la mia possibilità di rendere conto dei risultati che sto raggiungendo. Perché mi aiuta a crescere come organizzazione che apprende continuamente dal proprio lavoro, perché mi aiuta nel suo lavoro partecipativo a costruire l'ownership, il fatto che le persone con cui lavoro sentono proprio il progetto e non se lo sentono calato dall'alto, il fatto che ho una più forte visione di dove sto andando e posso anche misurarla e quindi uscire fuori dalla semplice logica lineare del quadro logico, che continua a essere utile, ma prende un senso diverso in questa inserita in una teoria del cambiamento e anzi viene valorizzato per quello che doveva essere originariamente. Si esce fuori dal fatto che il progetto e il quadro logico siano il fine, in realtà sono un mezzo per produrre un cambiamento in termini di outcome. E quindi da questa ansia, da questa tempistica a volte stretta con cui ci troviamo a lavorare, per cui sacrifichiamo l'essenziale all'urgenza, come disse molto bene Edgar Morin. A furia di sacrificare l'essenziale all'urgenza abbiamo finito per dimenticare l'urgenza dell'essenziale, che è il vero senso del nostro lavoro, cioè migliorare la vita delle persone per cui lavoriamo. È un lavoro di servizio, no? Spesso facciamo la fine di questi uomini della pietra che non sono tanto uomini della pietra perché io con persone che si trovano in questa situazione, me compreso a volte, mi ci metto anch'io naturalmente, mi confronto costantemente. A volte dicono, ah, sono troppo preso, scusami, no, non mi interessa questa soluzione. A volte rischiamo di perdere l'occasione di fare un salto e di migliorare com'è la theory of change, come rappresenta la theory of change, l'occasione per fare un salto e migliorare la nostra possibilità di lavorare. Perché siamo troppo presi, no, non posso, sono troppo impegnato, devo fare. È anche un'opportunità perché i finanziatori ce lo chiedono, in quei casi diventano una necessità. Con la theory of change
rivalutiamo gli aspetti partecipativi e usciamo dall'autoreferenzialità. Sono stato bravo, ho fatto tutto, ho completato il lavoro e il progetto e mi do anche una pacca sulle spalle da solo. Gli aspetti partecipativi e anche di valutazione esterna nella theory of change sono particolarmente stressati in senso positivo, no? Focalizzati. E poi c'è il tema della comparabilità dei risultati e della loro evidenza, che con la theory of change e in particolare con la parte della valutazione del cambiamento reale e duraturo e significativo generato hanno molto a che fare. Quindi, come vi dicevo, ci sono molte theory of change che bisogna far lavorare insieme e che bisogna far negoziare anche all'interno del nostro stesso ente, della nostra stessa organizzazione, prima ancora del confronto con gli stakeholder esterni. L'esplicitazione delle assumption è fondamentale e anche questa va fatta insieme ai partner esterni, non solo internamente. Su che cosa basiamo le nostre scelte, su perché riteniamo che facendo una cosa ne otterremo un'altra e sul perché un determinato cambiamento pensiamo che ne produrrà un altro, facendoci avvicinare sempre di più all'impatto finale che desideriamo raggiungere e che è l'obiettivo per cui noi esistiamo. Alla fine del progetto io posso valutare l'evidence, certo, e mi si possono presentare sostanzialmente quattro scenari, no? Nel caso in cui, vi faccio un esempio molto semplice per semplificare il ragionamento, io voglio far smettere di fumare delle persone e alla fine del progetto, ending, nello scenario A, tutte le persone fumano ancora. E l'evidenza mi dice che la formazione che io ho messo in campo, in cui io ho previsto di fare delle attività in cui formavo e facevo anche coaching, in cui spiegavo alle persone che il fumo fa male, che ci sono tante altre alternative, che era meglio smettere. E questa formazione non ha raggiunto il target, allora posso dire alla fine del progetto che ho fallito nell'implementazione, perché non ho raggiunto quella formazione. Magari l'ho fatta in orari che non erano adatti ai fumatori che volevo raggiungere. Magari il formatore non ha parlato un linguaggio che era comprensibile o che era accattivante per i partecipanti. Insomma, non ho raggiunto la target audience e quindi ho fallito nell'implementazione in questo caso. Nello scenario B, ho ancora alla fine del progetto tutti che fumano. Non ho risolto il problema. Però ho raggiunto la target audience. Ho fatto la formazione giusta, sono venuti tutti, ho avuto anche dei formatori bravi, hanno fatto un coaching interessante. Eppure tutti continuano a fumare perché, e qui il fallimento non è nell'implementazione, qui il fallimento è nella teoria. Cioè, ho assunto le mie assumption che la formazione, un bravo coach, avrebbe cambiato l'abitudine di fumo delle persone, ma mi sbagliavo. Lo scenario C è lo scenario ideale. Alcune persone, molte persone, non tutte, però almeno alcune hanno smesso di fumare, che era il mio obiettivo fondamentale del progetto. Ho raggiunto la target audience come volevo, e quindi posso dire che salvo interventi esterni di contesto particolari che possono aver stravolto l'ambito del mio intervento, sia la teoria che l'implementazione hanno funzionato bene. Interessante è che è lo scenario D, ma devo avere un sistema di monitoraggio e valutazione che mi consente di verificarlo. Cioè, alcune persone effettivamente hanno smesso di fumare, come volevo, però il mio training non ha raggiunto la target audience e quindi qui devo dedurre che qualcun altro, qualche altro elemento o intervento ha provocato quel cambiamento, ma non io e non il mio progetto, che comunque è un'informazione importante per noi, perché potrebbe aprirci sulla possibilità di introdurre nella prossima progettazione un'evidence diversa rispetto a quella che abbiamo previsto, un tipo di implementazione diversa rispetto a quella che abbiamo previsto, oppure l'acquisizione di un partner che non avevamo previsto e che è più capace di noi di fare quello che facevamo e che potrebbe aiutarci in futuro a raggiungere il risultato. Questo cosa significa? Significa che se noi abbiamo la possibilità di appoggiarci a studi, letteratura, ricerche, il know-how che abbiamo acquisito negli anni, perché noi dobbiamo valorizzare l'esperienza che sul campo, nel settore nostro di intervento abbiamo acquisito e che purtroppo a volte disperdiamo o non conserviamo la memoria storica, no, di quello che abbiamo fatto. A volte c'è anche un problema di turnover, per cui le persone se ne vanno e si portano via il sapere che hanno prodotto insieme a noi, no? Sono temi molto complessi questi. Però la theory of change ci aiuta a tenere il focus molto forte sull'evidence e quindi sul fatto di valorizzare il più possibile quello che c'è già quando prendiamo le decisioni e anche di quello che c'è già a livello partecipativo, non solo all'interno dell'organizzazione, ma dei nostri partner, perché su quello poi possiamo sperare di ottenere i risultati migliori. Questo
Qual è il rapporto fra la teoria del cambiamento e il quadro logico? Adesso dovrebbe essere già un po' chiaro, ma questa slide forse ve lo visualizza in modo più semplice, no? Mentre nella teoria del cambiamento noi ci muoviamo in modo molto più ampio, strategico, non solo lineare, possiamo prevedere anche degli andamenti circolari, di risultati che si influenzano reciprocamente, no? Come nel cerchio viola e lilla in basso a sinistra. È chiaro che poi quando scendiamo in outcome di breve termine, come in basso a destra della Theory of Change, quei due rettangoli azzurro e bianco, e andiamo a esploderlo in un progetto, a quel punto torna estremamente utile e mi viene da dire necessario a questo punto lavorare in modo più lineare, più semplice. In alcuni casi ovviamente siamo anche obbligati a farlo perché ce lo chiede il donatore, dentro un logical framework, dentro un quadro logico. Quindi c'è un'integrazione perfetta di fatto fra theory of change e quadro logico. Il quadro logico lo utilizziamo a livello di zoom su un passaggio fra un cambiamento e l'altro, molto, molto, come dire, circoscritto, in funzione di un bando di un finanziatore o semplicemente in fase di progettazione, per andare a spacchettare in modo più dettagliato quel particolare cambiamento, quella causalità che avevamo individuato prima, però, in una più ampia teoria del cambiamento. Quindi, che rapporto c'è fra la teoria del cambiamento e il Logical Framework Approach? Come ho cercato di spiegarvi più volte, come anche questa immagine un po' riassume, c'è perfetta continuità fra i due modelli di intervento, anche perché il Logical Framework Approach è un approccio di cui il quadro logico è uno strumento, ok? Quindi non bisogna distinguere l'approccio dallo strumento, no? Il Logical Framework Approach è un processo che per molti versi è simile al processo con cui si sviluppa una teoria del cambiamento, no? Però esce fuori dai limiti dello strumento quadro logico per ridarci una visione molto più ampia. In particolare, i quattro aspetti che io ho individuato, ma se ne avete individuati degli altri, ben vengano. E certamente il focalizzare l'aspetto dell'accountability, come ricorda anche Silvana Lizzi, è forse da aggiungere a questi. L'esplicitazione partecipativa delle assumptions, cioè ripeto, delle ragioni per cui noi riteniamo che se faccio A e produco il cambiamento A, otterrò B, e se ottengo il cambiamento B e C, allora perché? No? Basta fare un corso e un coaching per fumatori per farli smettere di fumare? Sì, no, la letteratura cosa mi dice? Cosa manca per passare dalla teoria alla pratica e ottenere dei risultati? È solo un esempio, naturalmente. No, quando parliamo di assumption, parliamo di questo. Immaginatelo in tanti altri contesti sociali e di intervento. Il procedimento a ritroso, che è fondamentale per ridare senso alla nostra progettazione, cioè qual è il cambiamento di medio-lungo periodo che vogliamo generare? Perché è da lì che dobbiamo partire, dobbiamo tenercelo sempre davanti come un faro in ogni nostra progettazione e a ritroso chiederci quali sono le precondizioni di cambiamento che devo generare per poi arrivare là. Perché se no rimaniamo nella ruota del criceto e partiamo dalle attività e dagli input, che è invece l'ultima decisione che dovremmo prendere, non la prima. Non la prima, e dovremmo sceglierli in base a quali attività e a quali input meglio di altri ci consentono di realizzare gli output che meglio di altri producono l'outcome desiderato. E quindi l'inversione dell'ordine è fondamentale in questo procedimento. Il focus sugli outcomes rispetto agli output, non che gli output non siano importanti, caspita se lo sono, senza gli output non ottengo gli outcome, quindi è chiaro, no? Il problema è che spesso anche il monitoraggio della valutazione si ferma agli output. Ho formato 100 persone, ho costruito 100 pozzi, 1000 studenti sono andati a scuola che prima non andavano. Va bene, ma la qualità della formazione, cosa ne hanno fatto questi studenti della formazione? Hanno mantenuto la frequenza fino alla fine e dopo cosa è successo? No, insomma, no. Quindi c'è un tema di attenzione, no? Gli output o gli outcome. Nel ciclo di vita di un progetto io posso valutare degli outcome intermedi ed è quello che fa un progetto tipicamente, raggiunge degli outcome intermedi di medio periodo, con degli outcome intermedi più brevi che mi porteranno a quello lì, no? Quindi prevedo degli step all'interno del progetto per arrivare all'outcome finale, diciamo. Questi possono essere valutati, misurati e raggiunti nel ciclo di vita del progetto, senza problemi. In alcuni progetti basta quello.
sono più, i progetti più semplici. In quelli più complessi sarebbe auspicabile, e alcuni lo fanno come fondazione con il Sud, prevedere anche una valutazione ex post, per vedere quanto questo ha impattato negli anni su risultati ulteriori, e sulla sua sostenibilità. E quindi il focus sulla valutazione dell'impatto, sia nel corso di vita del progetto, per migliorare continuamente gli indicatori, le assumption, gli interventi, in base alla risposta che il campo ci dà, il terreno ci dà, sia anche per rivedere, almeno in parte, la nostra teoria del cambiamento. Quindi non solo all'interno del ciclo di vita del progetto, del programma, ma anche della nostra teoria complessiva. Concludo, poi vi lascio la parola per le ultime domande. Sono stati fatti degli studi, per esempio, in cooperazione internazionale, che secondo me possono essere allargati a qualsiasi tipo di intervento in ambiti sociali complessi, per vedere quando è che la theory of change produce i risultati migliori. E alcune cose, ovviamente, se non tutte, le abbiamo già ricordate, questo mi serve per concludere, fare una sorta di ricapitolazione, perché ovviamente non è che la theory of change funziona sempre, funziona a determinate condizioni, no? Funziona quando è valorizzata come processo e non come prodotto. Questo cosa significa anche molto banalmente che spesso, e già si vedono in giro, si fanno i grafichini belli della theory of change, che vengono venduti anche molto a livello di marketing, passatemi il termine, ma che poi non hanno dietro un processo che ha visto la partecipazione, la crescita organizzativa, la partecipazione delle figure cruciali interne, a partire da quelle apicali fino a quelle più operative. E anche dei partner, dei key stakeholders, no? Dei soggetti principali con cui interagiamo solitamente. Quindi deve essere un processo rigoroso, partecipativo, e se è così funziona. Poi può diventare anche un prodotto, e deve diventare un prodotto narrativo e grafico, ma quella è l'output, mi viene da dire, no? Della theory of change, no? Non è il vero outcome che genera. L'esplicitazione delle assumption deve prendere il tempo che merita, ci deve essere uno studio iniziale, la possibilità di discuterle, di negoziarle senza essere puniti se si hanno idee diverse. Qui la diversità deve essere valorizzata, e se non viene fatta questa cosa non funziona. Ci deve essere qualcuno che è in grado di negoziare e far lavorare le persone sentendosi libere di confrontarsi. Poi è chiaro che poi bisogna fare sintesi, chi ha più responsabilità si prenderà le responsabilità delle decisioni, ma ci deve essere un ambiente aperto di discussione. Bisogna investire almeno inizialmente delle risorse, dedicarsi 3 giorni, una settimana, 2, dipende dalle dimensioni dell'organizzazione dell'ente, dagli obiettivi che si vogliono raggiungere. È difficile fare una stima, un preventivo che vada bene per tutti, però va messo in conto una fatica iniziale, anche nella sua implementazione, no? Come quando impariamo a guidare, che all'inizio dobbiamo stare attenti, studiamo dove devo mettere i piedi, qual è il freno, l'accelerazione, la marcia, devo guardare davanti, è faticosissimo all'inizio. Poi diventa un'abitudine, guardiamo soltanto dove stiamo andando. Anche con la theory of change succede questo. All'inizio facciamo un po' fatica, ma poi diventa la cosa che ci fa guidare meglio i nostri progetti. Concludo e vi lascio la parte per le ultime domande. Deve essere possibile sfidare modelli e narrazioni dominanti quando si elabora la theory of change, quindi appunto la libertà di avere una fase creativa che poi va portata a sistema e conclusa, no? Va finalizzata. Nel momento in cui si elabora la theory of change deve essere fatto, altrimenti finiremo per ripetere routinariamente gli stessi approcci, e avere le stesse assumption ed essere convinti che, siccome abbiamo fatto sempre così, dovremo fare sempre così. Se è così non funziona, ovviamente, non può funzionare. E infine, che si collega a molte delle cose che avete detto, no? È la possibilità di tornare indietro, diceva qualcuno, Mariangela De Bonis, per esempio. Deve essere un documento aperto. Deve essere un documento aperto che cresce con l'organizzazione, con la sua capacità di progettare, di imparare dagli errori, che sono fondamentali per crescere, ma devo avere la possibilità di intercettarli e di vederli. E quindi devo avere un sistema di impact management and evaluation, no? Un sistema di valutazione dell'impatto e della sua gestione quando vado a realizzare i progetti. Che è intrinseco e deriva dalla teoria del cambiamento, perché ovviamente parto dagli obiettivi di cambiamento che voglio realizzare, da lì individuo gli indicatori di risultato che poi andrò a misurare. Quindi questo aspetto deve poi guidare la ridefinizione continua
della mia theory of change, che ha degli impatti fortissimi sulla crescita delle persone nell'organizzazione, perché poi alla fine parliamo sempre di persone. E quindi avere uno strumento che ci consente di crescere in questo modo è fondamentale. Anche gli errori diventano occasioni in cui si cresce, sia come singolo che come organizzazione. E l'obiettivo principale non è non sbagliare, ma è imparare continuamente. E la teoria del cambiamento funziona quando questo meccanismo viene